Grazie a te, anche oggi siamo insieme e vogliamo ringraziare il Signore. Vogliamo cantare un bel canto insieme, il numero 869 che dice: Cambia il cuore mio. Realmente sappiamo che se il Signore non fa questa opera nella nostra vita, noi non riusciamo a cambiarlo. Manco se ce la mettiamo tutta, non è possibile cambiare il cuore. Non parlo del cuore che batte, il muscolo che, che, che ci fa vivere fisicamente, parlo del nostro essere che ci vuole un cambiamento, che lo deve fare lo Spirito Santo nella nostra vita. Beh, puoi dire ma allora se lo deve fare lo Spirito Santo io cosa devo fare? Mm. Noi ci dobbiamo aprire. Dobbiamo permettere allo Spirito Santo che operi nella nostra vita. Quando diciamo operi, fammi dire con un quadro chiaro che così tu comprendi. Fa conto che tu devi cambiare il cuore, quello che batte. Cosa fai quando arrivi dal primario per fare l'operazione? entri nella, sua nella, nella sala operatoria, ti togli tutto, ti fai addormentare, deve fare tutto lui, tu devi cedere la tua vita nelle mani del primario, come Dio te la manda te la prendi, giusto? Ora per cambiare il nostro cuore, i nostri sentimenti, dove sono le nostre emozioni, dove ci sono le nostre passioni, i nostri vizi, il nostro, il nostro pensiero, il tutto di noi, quello che è assemblato e messo insieme si chiama cuore. Il centro dove sorgono la vita spirituale, le, le, la memoria, la volontà, tutto quello che c'è. Si chiama cuore perché è un'alimentazione che serve per la parte invisibile, mentre quello visibile, visibile lo vediamo e eh, si può operare. Quello invisibile deve essere il Signore che lo deve fare, il primario. E allora ho detto, se tu dici se, fa tutto, se lo deve fare lo Spirito Santo, cosa devo fare io? Dobbiamo aprirci per permettere al primario Spirito Santo di operare nella nostra vita. Perciò dobbiamo andare a Gesù e dire cambia il cuore mio, perché Lui è il primario. Per mezzo dello Spirito Santo trasferisce nel nostro cuore il suo potere e cambia il nostro cuore. Non so se hai sentito che si fanno anche le operazioni via web, che operano a distanza. Beh, il Signore Gesù opera a distanza nella tua vita. Tu apri il cuore a Gesù e Lui opera attraverso lo Spirito Santo: fa delle iniezioni dentro di te che ti cambi il cuore, il tuo modo di pensare. E diventa conforme alle nuove regole del suo Santo Spirito. Pensi diversamente subito dopo. Vedi con gli occhiali di Dio: è una rinascita spirituale. Vuoi che il Signore lo faccia questa mattina? Ora che cantiamo il canto, fallo diventare la tua preghiera. Cambia il cuore mio fa che sia sincero, cambia il cuore mio, che sia come te. Ecco un travaso con, come possiamo dire, un cambiamento radicale che il Signore innesta la sua vita nella nostra vita geneticamente modificato, ma non naturale, spirituale. Il Signore lo può fare mentre canti col cuore questo canto che cantiamo. Ti sembra strano, ma sai perché lo Spirito Santo è già dove sei tu. Non deve venire chissà da dove. Tu mentre canti apri il cuore e glielo chiedi in sincerità, finito il canto, ha fatto l'operazione. È già successo. C'era un giovane che lavorava su una nave, era uno svedese, che gli piaceva cantare e suonare. In Svezia si parla di teologia anche nel bar, non è come in Italia. Quando si va al bar si parla di Gesù, si parla di teologia come se fosse, come qui, parlano del pallone. Lì si parla di teologia. Almeno parlo del 68-70, in quegli anni, quando avevo rapporti con queste persone. Può darsi che adesso è cambiato. E così questo giovane sapeva suonare, sapeva cantare e gli inni evangelici, i negri spirituali e compagnia, anche quelli, non solo in Svezia si parla di teologia come si parla del pallone da noi in Italia, ma anche i canti, ci sono canti che vengono cantati. C'era un missionario sulla nave, gli ha chiesto. Mi vuoi fare la cortesia? So che tu suoni bene e canti bene. Voglio fare una riunione di tutta questa gente che c'è. Vuoi cantare un paio di cantici? E gli indicava quali erano perché loro si conoscevano. Lui ha detto no, 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 queste cose non le faccio. Sì, canto, conosco i cantici. Ha riflettuto un poco, ha detto poi, è andato a cercarlo, ha detto ma va bene, vai, se devi fare una riunione io... Li canto questi due canti, non ti preoccupare. Gloria al Signore. Sai, mentre cantava il canto per fare un piacere al missionario, il Signore gli cambiò il cuore. Lui era il tecnico della radio sulla nave, era interessato alla comunicazione. Il Signore gli cambiò il cuore in un batter d'occhio mentre cantava il canto. Il Signore lo può fare con te. Poi lasciò la nave e andò a lavorare alla Radio Nazionale in Svezia. E lì lui metteva sempre, ogni volta trovava una scusa per mettere dei cantici evangelici. Oggi è domenica, mettiamo un bel canto per la domenica. Eh? Il Signore si serviva in un modo potente. Sto dicendo come lo fece il Signore. Mentre cantava, io mi sono prolungato un poco, perché credo che se tu canti col cuore, insieme con noi, questo canto che ora cantiamo, il Signore ti può cambiare. Ora, mentre siamo insieme, cantalo con tutto il cuore. Alza il tuo cuore verso di Lui, alza le tue mani, chiudi gli occhi e lo canti ad occhi chiusi e a cuore aperto. E vedrai questo canto che cambia la tua vita ora mentre cantiamo. Gloria al Signore. Cantiamolo insieme. Osha. Cambia il cuore mio, fa che sia sincero Cambia il cuore mio, che sia come te Cambia il cuore mio, fa che sia sincero Cambia il cuore mio

See. <laughs> Signore vogliamo pregare, Signore grazie, grazie grazie che tu operi in un batter d'occhio, grazie Signore per il fratello, per la sorella che hanno aperto il cuore a te e tu hai toccato la loro vita, la sua vita per mezzo di questo canto, perché tu non vuoi molte parole, vuoi un cuore predisposto che si apra a te e sei pronto ad operare. Sì, tu non devi andare a cercare le forbici, il coltello e tutte le attrezzature. Tu fai in un batter d'occhio tutta l'operazione quando noi ti permettiamo di operare nella nostra vita. Ti vogliamo ringraziare, Signore, per quello che hai fatto e ti presentiamo quello che vuoi fare attraverso la tua parola, ora mentre siamo in tua presenza. Signore, parla ai nostri cuori per mezzo della tua parola e facci rimuovere tutte quelle cose che sono di ostacolo per ricevere la tua benedizione. Nel nome di Gesù te lo chiediamo, amen, amen, amen. Cosa chiede Dio per benedirci? <coughs> Spesso troviamo nella parola del Signore che dobbiamo rimuovere alcune cose per permettere a Dio di operare. Sono tante perché man mano che approfondiamo la conoscenza nella parola del Signore, la parola ci fa comprendere cosa c'è che deve essere rimosso per poter operare. Cioè c'è un ostacolo che vuole operare ma noi dobbiamo togliere l'ostacolo. Questo ostacolo si chiama in, gener in generale peccato, che crea una separazione tra noi. E Dio è come un cortocircuito dove c'è la corrente, l'energia che non fa passare l'energia. Cioè, lo Spirito Santo non può operare nella nostra vita perché c'è un ostacolo. Se noi muoviamo l'ostacolo, come ho detto nella sala operatoria prima, se vado con la cravatta, con la giacca e voglio che il, il dottore operi, o mi deve tagliare la giacca e tutto, o me la devo togliere. Devo togliere l'ostacolo. <coughs> Nella parola del Signore ci sono proprio evidenziate quelle cose: c'è la stregoneria, c'è l'adulterio, c'è il peccato, c'è l'adulterio spirituale, c'è l'idolatria. Oggi vogliamo parlare quando l'idolatria si mette al posto di Dio. Ci sono delle immagini e ci sono anche degli insegnamenti che ci fanno comprendere con chiarezza. L'idolo non è solamente quelli che abbiamo in casa, nella Chiesa, e ce ne sono tanti che si annidano nel nostro cuore, che prendono il posto di Dio è che il Signore vuole che li rimuoviamo perché lui è Dio e vuole avere il posto, primo posto nella nostra vita. Beh, d'altra parte lui è Dio ed ha ragione, ci ha creati, ci dà tutto quello che ci serve. Ci benedice e lo dichiara nella sua parola. Per esempio, alcune delle benedizioni li possiamo trovare proprio elencate nella parola del Signore quando noi facciamo spazio nella sua vita. Possiamo leggerle anche in Osea capitolo 2. Leggiamo dal verso 16 al verso 23. Guardiamolo insieme. Così guardiamo come Dio riversa la sua benedizione quando noi muoviamo gli ostacoli che ci sono. Leggiamo insieme. Quel giorno avverrà, dice il Signore, che tu mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio Baal. Vedi cosa c'era che ostacolava? C'era l'idolo di Baal. Continuiamo a leggere. Io toglierò dalla sua bocca i nomi de dei Baal e il loro nome non sarà più pronunciato. Quel giorno io farò per loro un patto con le bestie dei campi, con gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo. Spezzerò e allontanerò dal paese l'arco, il combattimento, la guerra, la spada, la guerra e li farò riposare al sicuro. Io ti fidanzerò a me per l'eternità, ti fidanzerò a me in giustizia e in equità, in benevolenza, e in compassione. Ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai il Signore. Andiamo avanti. Benedetto sia, fino al verso 23. Quel giorno avverrà che io ti risponderò, dice il Signore risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. La terra risponderà al grano, al vino, all'olio e questi risponderanno a Israele. Io lo seminerò per me in questa terra e avrò compassione di loro ama e dirò a loro tu sei mio popolo ed egli mi risponderà, mio Dio. <ride> Vedi che cosa sta dicendo qui il Signore? Il profeta ha un messaggio potente. Dice ad Israele, se tu lasci i Baali, nell'insieme di tutta l'idolatria che si era accumulata e che era galleggiava nel popolo di Israele Israele aveva lasciato Dio e tramite Izebel che si era sposato, sposata con il re Acab aveva riportato l'idolatria e così Israele si era allontanato dal Signore e il Signore aveva allontanato la sua benedizione dal suo popolo. Era suo popolo ma adorava i Baali. Leggiamolo nel verso 9. Guardiamo nel verso 9, i Bali dice. No, va bene, lo troviamo più avanti. Leggiamo cosa dice questo profeta e poniamo mente perché la parola del Signore parla a noi. Leggiamo nel capitolo 2, verso 8. Dio che parla, parla a noi oggi, parla a te e a me. Non ci illudiamo quando leggiamo, ascoltiamo la parola del Signore che sta parlando. Molti predicano il Vangelo e portano soltanto le parti storiche per raccontare il sistema di vita che viveva il popolo. Sì. È giusto che sia così, perché le parti storiche ci sono. Ma mentre noi leggiamo la parola, che è spirito e vita, quei riflessi parlano a noi per farci guardare la nostra posizione. Leggiamo dal verso 8 del capitolo 2 di Osea. Lei. Non si era reso conto che io le davo il grano, il vino, l'olio. Io le prodigavo l'argento e loro che essi hanno usato per Baal. Vedi cosa dice il Signore? Il Signore è l'atore, il, il datore di ogni bene. E il suo popolo viveva in un modo così disordinato che Dio faceva del bene al suo popolo. E loro adoravano i Baal, i Baali, lo troviamo più avanti, di tutta l'idolatria che era stata portata in Canaan. È una foto precisa di quando Mosè salì sul monte per ricevere le, la legge di Dio, i dieci comandamenti, e il popolo insistè presso Aronne. Aronne pure non so che razza di testa aveva. Fece togliere tutto loro e fece un vitello d'oro. E il popolo danzava, lodava, faceva rumore che Mosè lo sentiva dalla montagna e Dio gli disse, va, scendi, che quello già si è corrotto. E cosa faceva? Perché si erano abituati nell'idolatria dell'Egitto, che c'era l'adorazione dei vitelli, perciò loro volevano fare, hanno fatto il vitello. E il vitello d'oro dicevano, questo è il Dio che ci ha tirato fuori dall'Egitto. Tu magari pensi, ma erano veramente ciechi dal vedere quello che aveva fatto Dio. Ma attenzione, quando noi puntiamo il dito verso gli altri, vedi. Ce ne sono tre che sono di no, verso di noi, per dire, mentre dici a uno che ha sbagliato, tu sbagli tre volte. Così abbiamo fatto anche noi. E noi dobbiamo scomperare queste cose. Sore, frate, ascolta. Un po' alla volta il culto degli idoli si era incarnato da quando Acab sposò Izebel, che tentò di porre fine al culto del vero Dio. E ci riuscì. Hai sentito parlare di Izebel? Fino all'Apocalisse è diventato un emblema, un punto di riferimento per dire la corruzione. Come dilaga? è diventato un simbolo perché lei ha fatto di un re che era del popolo di Israele un re corrotto è riuscita a corrompere il re e poi chi più ne ha più ne metta Isebel il nome è diventato un simbolo di seduttrice seduzione che si trova in tutta la Bibbia. Esattamente come troviamo il nome di Babilonia, che vuol dire confusione, Babilonia la grande, anche questa dilaga da tutte le parti, Babilonia di qua, Babilonia di là, ma perché questo Babilonia? Per la confusione. Che non si capisce niente, in Babilonia come aveva cominciato? Aveva cominciato col dire: Ci facciamo una torre, stiamo tutti insieme. Dalla torre alta sopra, stiamo più vicini a Dio, pensano poco. E poi dal di sopra ci facciamo, diventiamo famosi. Dio aveva detto che dovevano riempire la terra, e loro avevano deciso di fare una città e stare tutti lì con una torre. Voleva dire che il mondo doveva restare tutto vuoto e loro concentrati lì in quella confusione mentale allora Dio intervenne e Babilonia era diventata Babilonia la grande secondo il loro concetto ma non era grande davanti a Dio infatti Daniele nel capitolo 4 verso 30 dice Babilonia la grande. Il re disse, non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà. Confusione. Aveva fatto delle cose particolari, piscine una casa per lui, per la moglie, era una delle sette meraviglie del mondo, guardando sotto il profilo di gloria terrestre, terrena, era una delle sette meraviglie al mondo, ma per il suo orgoglio e della sua grandezza il giudizio di Dio si abbatté sul Re, è sopra di essa. Leggiamo dal verso 31 al verso 33. Quando la gloria non viene da Dio, se Dio ci dà qualcosa, nessuno ce la toglie. Se Dio ce la toglie, non c'è nessuno che ce la dà. Leggiamo insieme dal verso 31 al verso 33. Il Re aveva ancora la parola sulle labbra. Quando una voce venne dal cielo e disse: Sappio, Re Nabucodonosor, che il tuo regno ti è tolto. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie, bestie dei campi. Ti daranno da mangiare erba come ai buoi, e passeranno sette tempi sopra di te, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Nello stesso istante quella parola si adempì su Nabucco Donosor. Egli fu scacciato di mezzo agli uomini, mangiò l'erba come i buoi, il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, i capelli gli crebbero come le penne delle aquile e le sue unghie diventarono come quelle degli uccelli. Non si scherza con Dio. Non fermiamoci qui. 33. Vedi, è Dio che deve avere il primo posto nella nostra vita. Anche Babilonia è un simbolo di corruzione nell'adorazione del vero Dio. Ci sono due parole esemplari nella Bibbia che ogni volta che si parla sappiamo che vuol dire. Jezebel fino nell'Apocalisse, Babilonia, confusione in tutta la Bibbia. Quando diciamo questo vuol dire allont allontanamento da Dio. In Ezebel l'idolatria galoppa e in Babilonia la confusione peggio che andare di notte. Anche Babilonia è un simbolo di corruzione nell'adorazione del vero Dio. Guardiamo come lo descrive Geremia capitolo 2 verso 20. Già da lungo tempo tu hai spezzato il tuo gioco, rotto le tue catene e hai detto non voglio più servire, ma sopra ogni alto colle e sotto ogni albero verdeggiante ti sei buttata come una prostituta. Babilonia che designano tutti i falsi idoli che hanno sostituito Dio. Leggiamo nel verso 23. Anche se ti lavassi, 2.23. Come puoi dire, Non mi sono contaminata, non sono andata dietro ai Baal? Guarda i tuoi passi nella valle, riconosci quello che hai fatto, dromedaria leggera e vagabonda. E qui c'è un parallelo della, della Chiesa, come attraverso il tempo si è corrotta. Quando andiamo nella parola del Signore, i profeti di Dio prendono la parte storica del popolo di Dio, dicendo da dove hanno cominciato a scemare e hanno ceduto all'idolatria grande peccato davanti agli occhi di Dio E vediamo Jezebel da quando ha cominciato da quando si è sposata con Acab le cose sono andate di male in peggio, di male in peggio, di male in peggio e se ne parla fino nell'Apocalisse. Babilonia, la stessa cosa c'è la parte storica quando è iniziato e poi corrotta ai massimi livelli. Ora, quando parla di questo, parla del popolo di Israele, il popolo di Dio, che gradualmente si è corrotto e c'è un'immagine molto chiara anche della Chiesa. La Chiesa cristiana questa volta che fino al 300-350 d.C. si è mantenuta con i padri della fede salda negli insegnamenti degli apostoli, del Signore Gesù Cristo e dei profeti. Dal 300-350 in poi ha incominciato la corruzione, la corruzione di tutte le categorie, ma tra tutti questi l'idolatria e gradualmente ora come era il simbolo la città di Babilonia per indicare confusione noi abbiamo nel cristianesimo il simbolo della città di Roma perché lì è la sede dove è iniziata la corruzione della Chiesa. Descritta come la città dei sette colli, nella Bibbia c'è anche questo, Roma, con una terminologia, come dice Isaia nel capitolo 1, verso 3, e dice, parla in un modo molto chiaro, portandoci lontani dal Signore. Dice, il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone. Ma Israele non ha conoscenza. Il mio popolo non ha discernimento. In questo esempio il profeta Isaia, grande uomo di Dio, portavoce di Dio, dice, noi siamo diventati più stupidi degli animali, perché l'animale conosce il suo padrone, chi gli dà da mangiare, chi lo coltiva. E noi abbiamo scambiato. Cosa abbiamo fatto? Quando man mano la confusione della Chiesa romana ha incominciato ad introdurre ogni sorta di miseria spirituale e l'idolatria, siamo arrivati al punto che siamo, secondo la parola del Signore, peggio degli animali. Perché? Perché l'animale conosce il suo padrone che gli dà da mangiare e noi con l'idolatria abbiamo fatto passare Dio all'ultimo posto e gli idoli al primo posto, esattamente come aveva fatto Iezebel nel popolo di Dio. <ride> È un richiamo che dice che questi conoscono il padrone che gli dà la, da mangiare e li cura e noi ci siamo stupiditi. Quando Dio dice che l'asino, l'animale, è diventato più intelligente di noi, se lo dice Dio non possiamo dire niente. Guardiamo il profeta Ezechiele come ci aiuta e ci dà una mano, un po' di aiuto. Ma ci sono tanti versi, ci manca il tempo di poterli leggere. Leggiamo in Ezechiele capitolo 16, verso 19. Così anche il mio pane che ti avevo dato, il fior di farina, dice Dio. L'olio e il miele con cui ti nutrivo, tu li mettesti davanti a loro, come un profumo di odore soave. Questo si fece, dice il Signore Dio. <ride> cosa, cosa dice qua? Non abbiamo il tempo di leggere nel contesto tutto quello che dice, però in parole diverse dice. Dio si lamenta e dice, io vi do le cose, io vi provvedo, voi li prendete, li sacrificate, adorate, riverite, venerate gli idoli. Io vi provvedo, io vi do e voi lo fate per dispetto. Signore aiutaci. Hai capito bene? Ora guardiamo come Osea, che Dio lo obbligò a prendersi una prostituta per sperimentare in prima persona che lui amava quella donna e lei continuava ad essere un'adultera e fare figli pure di adulterio. Così ha fatto la Chiesa, così abbiamo fatto noi e così continuiamo. Dio ci aiuti a dare una svolta. Quello che, prendiamo quello che Dio ci dà. Ed è sfacciata questa cosa. Ancora oggi vediamo queste cose. Un giorno ci hanno portato una che era un poco fuori di sé ed era una signora che era pure fuori di sé era attaccata da demoni ci ha chiamato per pregare abbiamo pregato e il Signore l'ha liberata dopo un poco di tempo ha detto che doveva fare un voto a San Cono protettore del suo paese perché San Cono l'aveva liberata. Tu dici, ma c'è la pazzia, ma siamo pazzi veramente. Abbiamo detto scusa, ma che c'entra San Cono? <ride> Quando mai ti ha fatto questo? No, 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 quello è il protettore del mio paese, io gli devo fare portare i ceri, tutta quella. Dietro la processione, scalze, è stato un poco di tempo e è morto. Signore aiutaci. Noi non dobbiamo scherzare con Dio. Noi non dobbiamo scherzare con Dio. Dice nella sua parola, in Ebrei capitolo 12, verso 29, Dio è un fuoco consumante, non possiamo scherzare con Dio. Leggiamolo insieme, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Fratello, sorella, è ora che prendiamo coscienza che Dio è Dio, è un Dio di amore, ma non possiamo sostituire Dio con le cose inanimate che non hanno nulla a che vedere con Dio. Leggiamo Osea capitolo 2 verso 8. Noi dobbiamo essere seri con Dio. Lei non si era resa conto che io le davo il grano, il vino, l'olio, io le prodigavo l'argento e loro che essi hanno usato per i mal. Si prende quello che Dio ci dà e fa per noi. Noi dobbiamo onorare colui che ci provvede, colui che ci salva, colui che ci guarda, colui che ci protegge. Ma quando noi facciamo il contrario, abbiamo il giudizio di Dio sopra di noi. Lo dobbiamo sapere, per amore di verità, Sore, non puoi continuare così. Dio ti sta dicendo che non va bene così. Noi dobbiamo onorare colui che opera in nostro favore. Dobbiamo dare gloria a Dio. Ogni dono viene da Dio e Dio deve essere onorato nella nostra vita. Guardiamo come ci aiuta il linguaggio del profeta Ezechiele. Nel capitolo 18 leggiamo dal verso 8 al verso 10. Se non presta interesse e non dà usura, se allontana la sua mano dall'iniquità e giudica secondo verità fra uomo e uomo, se segue le mie leggi e osserva le mie prescrizioni, agendo con fedeltà, egli è giusto. Certamente vivrà, dice il Signore Dio. Ma se ha generato un figlio che è un violento, che sparge il sangue, e fa a suo fratello qualcuna di queste cose, andiamo avanti. Cose che il padre non commette affatto, mangia sui mondi e contamina la moglie del suo prossimo, non va bene. Ma dobbiamo leggere il capitolo 16, verso 8 a 10, perché credo che ci sia un errore. Capitolo 16, dal verso 8 al verso 10. Io ti passai accanto, dice il Signore, ti guardai, ed ecco il tuo tempo è raggiunto. Tempo degli amori? Io stesi su di te il lempo della mia veste e coprì la tua nudità, ti feci un giuramento, entrai in un patto con te, dice il Signore, Dio, e tu fosti mia. ti lavai con acqua, ti ripulì del sangue che avevi addosso e ti unsi con olio. Ti misi delle vesti ricamate, dei calzari di pelle di delfino, ti cinzi il capo di lino fino, ti ricoprì di seta. Cioè in queste immagini Dio dice a ciascuno di noi il bene che Egli ha fatto quando ci siamo trovati nelle difficoltà e quando le persone passavano intorno a noi e ci lasciavano nel sangue, per così dire, nelle condizioni che ci siamo trovati lungo il percorso della nostra vita, un po' come quello che scendeva da Gerusalemme a Gaza che si imbatté nei ladroni, tutti quelli che passavano si spostavano dall'altra parte. In parole diverse, fu solo il buon samaritano, Gesù, che si è fermato per esserci di aiuto, ha pagato il prezzo e ci ha ricoverati, recuperati, guariti. Come possiamo noi, dopo che il Signore ha fatto una grande opera per la nostra salvezza, noi diamo onore agli idoli. Non so come fa Dio a sopportarci. Noi non dobbiamo dare la gloria agli idoli per le opere che fa Dio. Dio non vuole questo, Sore. te, amico, amica, per amore di verità, la Bibbia dice questo e io questo ti dirò finché Dio mi darà vita. In Esodo capitolo 34, verso 14, ascolta con attenzione quello che dice Dio nella sua parola. Leggiamolo insieme. Tu non adorerai altro Dio, perché il Signore che si chiama il geloso è un Dio geloso. In Isaia capitolo 42 verso 8, leggiamolo insieme, non possiamo perseverare nella corruzione della confusione dell'idolatria. Io sono il Signore, dice Dio. Questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli. È chiaro il parlare di Dio. Abbiamo già letto in Ebrei 12:29. Noi dobbiamo avere un santo timore di Dio, perché Egli dichiara, perché il nostro Dio è un fuoco consumante. Ed è ora che noi abbiamo la riverenza, l'adorazione, la riverenza che dobbiamo avere, la lode verso Dio, la gloria verso Dio, onorare Dio con tutta la forza, con tutta la mente, con tutto il cuore, come Gesù dice. Tutto il resto dobbiamo spazzarlo via. Lo dice Dio, sorella, lo dice Dio, fratello Dio non ti può benedire perché questi sono ostacoli che non ti fanno giungere la benedizione su di te, sulla tua casa e sui tuoi figli. Guardiamo come ci descrive Osea il cambiamento che Dio vuole nella nostra vita. Leggiamo Osea capitolo 2 verso 8. Poni mente questa mattina, metti attenzione a cosa dice il Signore. Leggiamo insieme Osea 2 da 8 a 15. Lei non si era resa conto che io le davo il grano, il vino, l'olio, io le prodicavo l'argento e l'oro, che essi hanno usato per gli idoli, per i baal. Perciò io riprenderò il mio grano a suo tempo e il mio vino nella sua stagione. Le strapperò la mia lana e il mio lino, che servivano a coprire la sua nudità. Il Signore si ritira ciò che ci dà quando noi non lo onoriamo per quello che egli fa, quando non lo ringraziamo per le cose buone che fa e noi ci rivolgiamo ad altri leggiamo cosa dice la scrittura ora scoprirò la sua vergogna agli occhi dei suoi amanti e nessuno la salverà dalla mia mano farò cessare tutte le sue gioie le sue feste i suoi nuovi luni i suoi sabbati e tutte le sue solennità. Comincia ad entrare come un lutto nella tua casa, devasterò le sue vigne e i suoi fichi, di cui diceva: Sono il compenso che mi hanno dato i miei amanti. Esattamente come ho detto prima, Dio aveva fatto l'opera e l'onore veniva dato a San Cono. Ma come possiamo essere così stupidi? Signore, aiutaci! Abbiamo letto quello che dice Isaia. il cavallo conosce il padrone, l'asino conosce e noi leggiamo cosa dice la scrittura. Dio dice, devasterò le sue vigne e i suoi figli, di cui diceva, sono il compenso che mi hanno dato i miei amanti, cioè che gli idoli fanno i miracoli mentre Dio viene messo fuori dalla nostra vita. Io li ridurrò in un bosco e li divoreranno gli animali della campagna. Questa si chiama maledizione, fratello, sorella, nel, nel linguaggio biblico. Continuiamo a vedere. La punirò a causa dei giorni di, dei Baal, quando bruciava loro incenso. E ornata dei suoi pendenti e dei suoi gioielli, seguiva i suoi amanti e dimenticava me, dice il Signore. Questa è la Babilonia che stiamo vivendo nella nostra nazione. Perciò ecco, io la tirerò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Di là le darò le sue vigne e la valle di Acor come porta di speranza. Là mi risponderà come ai giorni della sua gioventù, come ai giorni che uscì dal paese di Egitto. Vedi, il Signore vuole un cambiamento nella nostra vita, perché Egli ha in serbo, delle grandi benedizioni che vuole riversare nella tua vita se tu rimuovi quelle cose che lui non vuole che siano nella tua vita, nella tua casa, nel tuo sistema di adorazione, qualsiasi tipo di idolo. Davanti al Signore è un abominio. E quando tu ti comporti così? Stai peccando ed attiri la maledizione di Dio su te, sulla tua famiglia e sulla tua discendenza. Nel momento che ci convertiamo a Lui, tutto cambia e comincia a spandere la sua benedizione. Guardiamo come la descrive la sua parola dal verso 16 al verso 23 Quel giorno avverrà dice il signore che tu mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio Baal mia madonnina mia san cono mia san giuseppe no togli di mezzo tutte queste cose io toglierò dalla sua bocca i nomi dei Baal e il loro nome non sarà più pronunciato. Quando noi abbiamo avuto a che fare con stregonerie, con tutte queste cose che dispiacciono al Signore, non ci dobbiamo entrare, non li dobbiamo manco nominare più. Così è anche l'idolatria. La nostra riverenza, la nostra adorazione il nostro culto deve essere offerto a Dio ed adorarlo in spirito e verità, come dice il Signore Gesù. Leggiamo insieme ancora. Signore ti vuole benedire, ma devi rimuovere quelle cose che non permettono a Dio di operare nella tua vita. Quel giorno io farò per loro un patto con le bestie dei campi con gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo spezzerò e allontanerò dal paese l'arco, la spada, la guerra e li farò riposare al sicuro. Sono promesse di benedizioni quando noi ci convertiamo al Signore. Io ti fidanzerò a me per l'eternità, ti fidanzerò a me in giustizia e in equità, in benevolenza e in compassione. Che bello, Signore, grazie. Ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai il Signore. Quel giorno avverrà che io ti risponderò, dice il Signore, risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. Comincia la benedizione di Dio. La terra risponderà al grano, al vino, all'olio. E questi risponderanno a Israele per dire adesso c'ho Dio nella mia vita. Io lo, seminerò, io lo seminerò per me in questa terra e avrò compassione di Loruama che è figlio di prostituzione e lo dirò a Loam Ammi, che è figlio di prostituzione. E dirà il Signore nella tua conversione, tu sei mio popolo. Ed egli mi risponderà, mio Dio, cominciamo ad avere un rapporto diretto con il Signore. E allora cambia tutto. Quando noi diciamo, Signore, tu sei il mio Dio, tu sei il Dio altissimo, che sei al di sopra delle cose. Tu sei il Dio Onnipotente. Tu sei il Dio mio Signore e mio Salvatore. Tu sei Dio che siedi sul trono. Tu sei il mio re. Dipendo dalle tue leggi, dalle tue regole che trovo nella tua parola. E Dio ti benedice. Dio ci benedice. Rileggiamo questo verso. Io lo seminerò per me in questa terra. E avrò compassione di ogni figlio di prostituzione quando torniamo al Signore. E il Signore dichiara, tu sei il mio popolo. E noi risponderemo, tu sei il mio Dio. Alleluia. Dichiarazione di fede abolendo tutta la confusione che abbiamo nella mente riguardo a tutta l'idolatria che ci circonda, che ci siamo cresciuti dentro, che si è incarnata dentro di noi e si è incarnata nella nostra nazione e non ci permette di vedere la benedizione di Dio che si posa sulla nostra vita, sulla nostra famiglia e sulla nostra nazione. Abbiamo bisogno di una vera conversione, un vero ritorno a Dio. Leggiamo ancora fino al verso 23. Al verso, ah, verso 23 ci siamo già arrivati, pensavo che eravamo ancora per strada, <ride> grazie Signore, tanto era la voglia di avere altre indicazioni dalla parola del Signore che c'ero arrivato e volevo ancora continuare versi che non ci sono, Signore, aiutaci. Cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo tornare al Signore, dobbiamo chiedere perdono, dobbiamo prendere quei versi che ci aiutano di andare a lui nel modo giusto, così come li troviamo in secondo cronache 7:13. E vogliamo farlo subito perché Dio si converta mi voglio spiegare, Dio si converte quando ci convertiamo noi, perché noi abbiamo sbagliato. Egli converte il suo modo di pensare nel momento che ci convertiamo noi. Vogliamo convertire Dio che ci comincia a benedire, ci dobbiamo prima convertire noi che abbiamo sbagliato, perché noi abbiamo sbagliato. Andiamo a Lui con questa preghiera che serve per te, per la tua famiglia, per il tuo paese, per la nostra nazione, per l'intero mondo, che funzionava quando eh, mille anni fa, funzionava duemila anni fa, funzionava tremila anni fa, funzionava quattromila anni fa e funzionerà fino nell'eternità. La parola di Dio non scade mai. Leggiamo e facciamo nostro questo tesoro. Quando chiuderò il cielo in modo che non ci sarà più pioggia. Quando ordinerò alle locuste di divorare il paese. Quando manderò la peste in mezzo al mio popolo, Signore, aiutaci, fammi ti spiegare che voglio dire prima che passiamo al verso 14. Queste immagini sono immagini che vogliono dire quando vedi che le cose non funzionano nella tua vita. Quando vedi che le cose non funzionano nella tua casa, quando vedi che le cose non funzionano nel tuo paese, nella nostra nazione, nel nostro continente, in questo mondo, c'è solo una V. È figurativo il linguaggio biblico, ma la sostanza è quella. Che cosa dobbiamo fare? Tutti. Tutti dobbiamo fare come i in Ninivi, i in Niniviti, quando udirono il messaggio per ordine del Re e tutti capirono che ci poteva essere una svolta e una svolta ci fu. Vogliamo cominciare anche noi a fare così? Vediamo come ci dà le indicazioni la parola del Signore. Se noi la applichiamo così nella nostra vita, abbiamo sicuramente la benedizione di Dio. Lui lo dice, io lo esaudirò dal cielo, perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Dobbiamo andare al Signore con tutto il cuore. Per operare nel nostro cuore abbiamo detto che dobbiamo rimuovere gli ostacoli. L'esempio naturale, per fare un'operazione al nostro cuore non possiamo restare col cappotto. Per permettere al primario di fare l'operazione dobbiamo rimuovere gli ostacoli che ci sono. è permettere al primario, allo Spirito Santo, che andiamo al Signore Gesù con tutto il cuore. Vogliamo ricantare quel canto che abbiamo cantato? Cambia il cuore mio. 869 mi pare che sia. Sì. Guardiamolo. Sì, 869. E facciamolo diventare la nostra preghiera. E cominciamo a fare frutti degni, cioè incominciamo seriamente a togliere quelle cose che Dio ci dice nella sua parola, che devono essere rimosse, facciamo spazio a Dio e Lui opera e comincia proprio subito, lo fa mentre cantiamo questo canto, cantiamolo insieme. Andiamo sinceramente al Signore, io ho bisogno di andare sinceramente, se non, non vado sinceramente al Signore, cosa vado a recitare? Lui che cosa ascolta le mie labbra? Ascolta che dico con la mia bocca? Lui ascolta che dico col mio cuore, anche tu. Quando andiamo col cuore sgomberiamo la strada e permettiamo a Dio di operare nella nostra vita. Cantiamolo insieme questo bel canto cambia il cuore mio fa che sia sincero cambia il cuore sia come te, cambia il cuore mio, fa che sia sincero, cambia il cuore mio, che sia come Signore Gesù Cristo, che entri nel nostro cuore come fece nel tempio di Gerusalemme, prese una cordicella e incominciò a mettere fuori tutto quello che era disordine nella casa del Signore, Alleluia. Così deve fare oggi nella tua vita e nella mia vita. Diamogli un'opportunità. Di togliere tutto ciò che ostacola l'adorazione al vero Dio, Dio di Israele, Yahweh, alleluia. Permettiamo a Lui di operare nella nostra vita. Se tu vai a leggere nella scrittura trovi che non appena egli sgomberò tutte queste cose che ostacolavano di adorare a Dio nel Tempio suo, dice subito dopo entrarono zoppi, sordi e ciechi, e, Dio e Gesù cominciò ad operare miracoli in quel luogo perché aveva fatto pulizia e così vuole fare nel tuo cuore in questo giorno. Permettigli di fare pulizia. Tutte quelle cose che hai compreso che sono di ostacolo secondo la sua parola nella tua vita, invoca il Signore di buttare fuori tutto e che cominci ad operare miracoli, segni e prodigi nella tua vita, nel Tempio suo. Tu sei il Tempio di Dio, noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Signore, ti ringraziamo per la parola di questo giorno. Ti presento il fratello, la sorella, coloro che siamo stati insieme, che lo Spirito tuo Santo ha parlato al loro cuore, al suo cuore. Signore, butta via tutto quello che non appartiene a te, ogni cosa che ostacola di poter adorare l'Iddio vivente e vero, Yahweh, Re dell'universo, che per i tuoi meriti, Riceviamo liberazione, guarigione e salvezza. Spirito Santo di Dio, noi ci fermiamo, a te affidiamo la tua parola, continua a parlare ai nostri cuori, e attiraci a te e facci camminare con te secondo gli insegnamenti della tua parola. Te lo chiediamo insieme, o Dio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Dio piacendo, ci vediamo stasera alle ore 19.30 con altri tre o quattro pastori. Questa sera preparati per qualcosa di bellissimo. Questa sera vogliamo fare dei piccoli studi sullo Spirito Santo, ma ancora di più. Vogliamo pregare per il battesimo nello Spirito Santo. Prepare il tuo cuore, perché noi abbiamo tante testimonianze di persone che vengono battezzate nello Spirito Santo mentre la parola viene predicata, mentre preghiamo. Desideri il battesimo nello Spirito Santo? Questa sera non ti daremo soltanto gli insegnamenti che sono scritturali nella parola del Signore, ma preghiamo anche insieme con te in lingue, preghiamo nello Spirito e il Signore ti battezzerà questa sera. Noi abbiamo la fiducia perché Dio ci parla e ci fa comprendere che è tempo del tuo risveglio, tu che desideri di essere riempita dello Spirito Santo, con il segno delle lingue che confermano che sei battezzata nello Spirito Santo. Prepara il tuo cuore. Questa sera il Signore farà un'opera potente nella tua vita. Comincia a cercare il battesimo nello Spirito Santo. Consacra questo giorno a te. Anche se non mangi, fa digiuno e preghiera per dire Signore, io voglio ricevere il battesimo nello Spirito Santo per poterti servire in una nuova dimensione. Questa sera pregheremo insieme che lo Spirito Santo ti battezzi in un modo potente, che l'effusione della sua presenza si riversi su di te. Sì, il Signore ci ha ordinato di muoverci in questo modo e noi ubbidiamo a quello che Dio ci dice. Stasera il Signore opererà potentemente nella tua vita. Prepara il tuo cuore perché Dio è all'opera, il risveglio è proprio su di te e vedrai come lo Spirito Santo opererà questa sera nella tua vita. A Dio sia la gloria, ora e sempre. Pace e buona giornata. Prendi nota dove abbiamo letto, scusami. Cosa chiede Dio per benedirci? Osea 2 da 16 a 23, Osea 2,8, Daniele 4, 30 a 33, Geremia 2.20, 2.23, Isaia 1-3, 16.19, 16, 19, Osea 2.8, Ezechiele 16 da 8 a 10, Esodo 34,14, Isaia 42,8, Ebrei 12,29, Osea 2,8 fino al 23. Secondo Cronache 7, 13 e 14. A questa sera Dio piacendo. Dio ti benedica, ora e sempre. Pace a te.